Oggi tocco un tema molto discusso, che è l'eterna lotta tra carnivori e vegetariani vegani. Tocco questo tema in modo un po' diverso perché sapete che mi piace scardinare diversi stereotipi per affrontare le tematiche al fine di farle capire a tutti nel modo più semplice possibile, e il modo per farlo è appunto distruggere gli stereotipi che abbiamo. E dunque la prima cosa da capire è che non esiste alcuna guerra tra chi mangia carne e chi non la mangia. Non c'entra niente essere carnivori o essere vegetariani. La cosa più importante da fare è capire se è giusto o non è giusto mangiare carne, dove con il termine giusto si trascende la semplice etica a favore di ciò che fa davvero bene. E quello alimentare è innegabile che sia un commercio, è un commercio che ha toccato popoli, è un commercio che ha toccato secoli, generazioni. Noi per secoli e secoli abbiamo, per esempio, cercato di invadere l'Asia, di prendere possesso della Via della Seta, abbiamo alzato spade, tirato frecce, ci siamo protetti con scudi e non ci siamo mai riusciti. Poi è arrivata l'America e ce l'ha fatta, forse in un ventennio. E sapete come? Abbassando la spada e alzando un hamburger. E così ci siamo ritrovati invasi di questi McDonald's, questi templi del junk food, della spazzatura che noi ingurgitiamo. E allora mi ritrovo a passeggiare per la Thailandia, la Cambogia, per il Laos, Vietnam, Indonesia, per le città come Shanghai, Pechino, e vedere questi bambini, questi ragazzi, questi adulti festanti che invadono i McDonald's, che invadono questi posti un po' devastanti per la nostra anima e per il nostro corpo, e sono festanti. E questa invasione del junk food ha prodotto un male che loro non conoscevano, il cancro. Questo cancro che se li divora, e così stanno passando anche loro dall'essere consumatori all'essere consumati, perché è questo che porta il cibo spazzatura e la cultura del cibo spazzatura. Ma da dove viene? Dall'America. Ora, io mi sono chiesto tanto qual è la cultura gastronomica americana, e non è abbastanza difficile capire che è una cultura che verte su hot dog, cibo chimico. E quando noi andiamo a capire il motivo, è abbastanza evidente: loro non mangiano cibo a spazzatura dalla mattina alla sera perché gli piace, ma semplicemente perché il governo li mette in condizioni di farlo. Tant'è vero che si stupiscono tantissimo quando vengono in Italia e con 5-6 euro riescono a tornare a casa con una zucchina, una melanzana, un cetriolo, un peperone, un po' di frutta. Se loro dovessero decidere in America di perseguire la via salutare, probabilmente dovrebbero investire tanti, tanti, tanti di quei dollari che invece preferiscono a poco prezzo acquistare roba che fa schifo. Le bevande come la Coca-Cola costano di meno o uguale all'acqua, e questa è qualcosa che a mio avviso rende queste persone alla stregua di animali dentro un mega allevamento intensivo, perché questo è fatto per mandare avanti un'industria farmaceutica, per farle ammalare. Ovvio, poi loro hanno notato che la formula è vincente e hanno esportato questo modello anche all'estero, che ha attecchito subito perché si fa leva sulla chimica, sul sapore, e la massa ha aderito a questo consumismo e ha cominciato a cannibalizzarsi a vicenda. E allora vedo così tante persone che si abbuffano di questa carne chimica e anche di questa carne e basta, tutta contenta, salutare, che si celebra in festa questo gusto che non c'è. Al motto di "se devo morire voglio morire felice". Ma poi il problema è che si muore, che anche loro vengono poi distrutti da questo male incurabile, e quando si trovano nelle condizioni di essere divorati vivi, anche loro darebbero tutto per tornare indietro. Non sorridono più, perché il cancro, si sa,
è una brutta bestia e non perdona. Questo eterno buttarla sulla risata e sulla derisione. In Cina si mangiano i cani. Ma tu ti stai mangiando un agnello. Questo povero agnello che vuole vivere, vuole crescere. Che differenza c'è con un cane, con un gatto? Ma degli animali nascono per farci compagnia, altri per essere mangiati. E che carenza di coscienza è questa? Alcuni per compagnia, altri per essere mangiati. Che vuol dire? Non vuol dire nulla, non vuol dire niente. Mi mangio la carne perché mi piace. E allora che fai? Stupri le donne? Se ti piace una donna la stupro indipendentemente dal fatto che a lei tu puoi piacere o no? O che vuole un rapporto sessuale con te? Davvero il mi piace è una discriminante per dar vita a determinati comportamenti? Mio Dio, e dove andremo a finire allora? In ultima analisi non voglio toccare quella medica perché non sono titolato per farlo. Quindi non voglio parlare del processo necrobiotico che si instaura dentro di noi quando mangiamo carne, quando anche noi ci andiamo a putrefarre in vita mangiando carne, a differenza di un processo probiotico che avverrebbe mangiando roba sana, frutta, verdura. Ecco, allora chi dice mangio carne perché bisogna mangiare carne, voglio rispondere con delle parole non mie, ma di una persona che forse ne sa molto di più di tanti. Grazie. Beh, io sono vegetariana fin dalla nascita, quindi non ho alcun merito in questa scelta, però direi che sono l'evidente prova che si possa crescere anche senza le proteine animali. Infatti ho fatto atletica, ho vinto 2 campionati universitari, sono stata terza a 2 campionati assoluti. A 80 anni ho fatto la Trieste Grado in bicicletta e ritorno su 100 chilometri, quindi si può vivere benissimo senza la carne.